Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi partiamo dal pranzo perché, allora, io sono in pausa pranzo, oggi è lunedì e voglio andare a fare un giretto da Action Ted, insomma, voglio andare a fare un giro perché è una bella giornata, perché voglio uscire e perché è un po' che non vado nei negozietti a vedere le novità, soprattutto adesso che siamo anche in vista della primavera, magari c'è qualcosa di carino. Quindi parto dal pranzo, vi faccio vedere un pranzo velocissimo ma sfizioso. Che è questo? Praticamente andrò a creare delle pizzette con questi cuori di pane del Mulino Bianco, ma va benissimo qualsiasi tipo di pain carré. Qui ho già preparato del pomodoro con un po' di origano e un po' di sale, la mozzarella e poi il basilico perché sono andata a comprarmi la piantina di basilico che ho già messo qui fuori e che poi voglio andare a piantare dentro il solito vaso che metto poi qui, dove metto sempre il basilico e il prezzemolo. Quindi, dopo aver condito le mie due fette di pane bianco con il pomodoro, la mozzarella e il basilico, le vado a mettere all'interno della mia friggitrice ad aria. Non so bene che programma imposterò, adesso vado a testare e poi ve lo dico e mangio al volo perché poi voglio uscire subito, subito, subito. Allora, vediamo un po' come sono venute. Bellissime. Quindi 200 gradi, 10 minuti. E sono perfette. Adesso le tiro fuori. Aspettate che mi appoggio. E voilà. Adesso le metto in un piatto e buon appetito. Allora, mi sa che alla fine vincerà la pigrizia oggi perché sono già le 13 e 15. Devo ancora mangiare le pizzette. E poi uscire e dovrei fare tutto un po' in velocità perché comunque ho 10 minuti di strada per arrivare alla zona commerciale dove ci sono tutti i negozi e 10 minuti per tornare. Ovviamente alle 2 incomincio a lavorare, quindi alle 2 devo essere qui. Non lo so. Adesso intanto mangio. Le pizzette sono venute buonissime. È una ricetta facile, veloce, se avete pochissimo tempo ci mettete un attimo a farle, anche se non avete la friggitrice ad aria, potete farle nel forno con il grill, sempre a 200 gradi per 10 minuti e vengono così sfiziose, croccantine, perché il pane sotto rimane croccante e adesso le assaggio. Buone. Buonissima, molto molto buona. Potrebbe anche essere una valida merenda per i bambini perché è velocissima da fare e la pizza, cioè, non conosco nessuno a cui non piaccia la pizza. Quindi di sicuro andate sul sicuro. Vado a finire di mangiare e magari colgo l'occasione di questa pausa pranzo per fare due cosine in casa. Visto che devo ancora fare i letti, stamattina non sono riuscita a farli, e poi riordino due cose, così con l'occasione vi faccio vedere anche dei nuovi prodotti che mi sono arrivati nei giorni scorsi, che ovviamente ho già provato e non sono niente niente male. Quindi vado a finire di mangiare e poi vi aggiorno su tutto. Allora, vado giù in lavanderia a fare una lavatrice, tanto fuori c'è
la segheria oggi, non so che cosa stanno tagliando, ma sono tipo 2 ore che vanno avanti a segare legna, credo, non lo so, si va verso la primavera, vabbè. Comunque, vado in lavanderia perché devo, come ho detto, fare la lavatrice, così almeno l'attacco e lei va. E poi torno su perché devo... Aspettate che accendo la luce. Dicevo, poi torno su, intanto che la lavatrice va, che devo sistemare la cucina e vi parlo di questi nuovi prodotti che mi stanno piacendo tantissimo. Prima di tutto vado a ritirare tutti i panni asciutti che ho tolto dall'asciugatrice, quindi li vado a piegare, accoppio i calzini, eccetera, eccetera, li divido tra miei, di Claudio, di Ale e di Daniele e li vado a mettere sui ripiani qui in lavanderia, dopodiché andrò a portarli su nelle camere e li ritiro negli armadi. Allora, come avete visto, non c'era un granché di roba da lavare, però quelle poche cose che ho messo in lavatrice mi servono assolutamente domani e quindi devo andare a lavare. Utilizzerò i prodotti di Deomix, che sono, ragazzi, una bomba. Partiamo con il detersivo lavatrice, questo qua, super concentrato, è fantastico. Lava benissimo, sgrassa e in più lascia i capi super profumati. Siccome avevo poche cose, ho messo soltanto mezzo tappino. Poi andrò ad utilizzare questo additivo sempre di Deomix, si chiama Natural White, è un additivo 4 in 1 che sbianca, igienizza, smacchia e sgrassa. Io mi sto trovando veramente benissimo, ne metterò un po' meno di mezzo misurino perché, come ho detto, ho poca roba. Questo lo utilizzo soprattutto quando vado a lavare i bianchi, un misurino intero, e ritornano proprio belli bianchi bianchi. Come ultima cosa vado ad utilizzare il profumatore, questo qui è la versione Passion, ha un profumo molto dolce, veramente buono, e quindi questi sono i prodotti che utilizzerò oggi per la mia lavatrice. Allora, programma cotone, lavaggio normale, metto soltanto il prelavaggio perché voglio che stiano un po' in ammollo i capi, quindi vado a mettere il mio detersivo ok, poi vado a mettere mezzo tappino, anzi un cucchiaino da caffè, diciamo, dell'additivo, lo metto qui nel prelavaggio e poi vado a mettere il mio profumatore, questo qui è veramente fantastico, diciamo che è un profumo un po' più femminile, lo vado a mettere nello scomparto del ammorbidente, chiudo e faccio partire, voilà. Una volta che ho fatto partire la lavatrice vado a sistemare le camere, così lei intanto lava e io mi porto avanti col resto dei lavori da fare, e poi andiamo a sistemare insieme la cucina utilizzando sempre i prodotti Deomix perché ho delle chicche che non sono niente male. Quindi adesso sistemiamo insieme la cucina.
Vado a pulire il tavolo con questo detergente vetri e specchi, che è veramente ottimo perché non lascia aloni, pulisce davvero bene. Adesso andiamo a provarlo insieme, così vedete anche voi il risultato. Allora, non so se si riesce a vedere bene dal video, ma è pazzesco. Non c'è un alone e il tavolo è in vetro ed è perfettamente lucido e trasparente. Non so se si vede, ma ve lo assicuro. Veramente stupendo. Ottimo. Vado a provarlo anche sul piano cottura. Allora, il piano cottura non era particolarmente sporco, ma volevo farvi vedere il risultato sul vetro. Vedete? Non c'è un alone. Fantastico. Risultato perfetto. Per finire, visto il mio pavimento di oggi, direi che c'è bisogno di una bella pulita. Vado a prendere la mia Tineco. Allora, io sono già andata a riempire il serbatoio della Tineco con dell'acqua tiepida, diciamo, e ho preso il mio detersivo per i pavimenti. Questo è fantastico, fa un profumo pazzesco per giorni, giorni, giorni. Il mio è nella profumazione Felce e Talco e ha proprio un profumo di pulito. Mi piace da matti, non ne metto molto perché sapete che nella Tineco ci va il suo detergente specifico. Io l'ho terminato e sto utilizzando questo qui di Deomix. Avete visto, ne ho messo proprio 4 gocce all'interno e mi sto trovando molto bene. Voi, se avete la Tineco, utilizzate il detergente della Tineco. Questo qui è fantastico anche nel mocio, ovviamente, o nello spray mop. E lava bene e soprattutto profuma tantissimo, infatti ne basta veramente molto poco. Le quantità e il modo di utilizzo sono sempre indicate sul retro dei flaconi, quindi andate a leggere sempre molto attentamente prima di utilizzare i prodotti. E adesso andiamo a pulire anche il pavimento.
ultimo vado a pulire le ante della cucina con questo profumatore pulitore nella versione Diamond, un profumo veramente molto buono. Questo qui è un prodotto bifasico, quindi prima di utilizzarlo va shakerato in modo che le due parti di prodotto si mescolino insieme, e poi si può spruzzare direttamente sulle tende, sugli zerbini, sui cuscini delle sedie, sui divani a 40 cm dalla superficie, oppure se andate a pulire lo spruzzate sul panno e lo passate poi sui mobili o su quello che dovete andare a pulire. Allora, ante pulite, direi che il risultato è ottimo, fantastico, e c'è un profumo che, credetemi, non potete capire. Allora, sono molto molto soddisfatta di questi prodotti. Per riassumere, il detergente per i pavimenti, questo è un profumo pazzesco di talco che resta davvero per giorni, veramente ottimo. Lo sgrassatore, che ha pulito perfettamente il piano della cucina. Il vetri e specchi, questo qui è un detergente pazzesco, avete visto che ha lasciato sia il tavolo che la porta perfettamente puliti. Allora, credo che questo qui per vetri e specchi abbia dentro anche dell'ammoniaca. Sinceramente non lo vedo indicato, però l'odore mi ricorda un pochino quello dell'ammoniaca, non vorrei sbagliarmi. E poi il pulitore profumatore, questo qui ne ho due o tre tipi diversi, sono veramente tutti ottimi. Puliscono bene i mobili se c'è della polvere eccetera e lasciano un profumo veramente pazzesco. Quindi questi prodotti ve li stra consiglio, ma non è finita qui. Adesso ci spostiamo fuori e vi faccio vedere una chicca. Allora, ho detto andiamo fuori perché, visto che ho dato una bella pulita alla macchina, più che altro all'interno perché poi all'esterno devo portarla a lavare, voglio andare a spruzzare questo profumatore per auto di Deomix, che è veramente una bomba. Visto che quando vado a lavare la macchina mi mettono sempre dei profumi che non mi piacciono, ho detto mi prendo il profumo che mi piace, me la faccio lavare, non mi faccio mettere nessun tipo di profumazione e poi quando arrivo a casa me la profumo io come voglio. E quindi adesso vado a spruzzarlo all'interno, tanta roba. Allora, ce ne sono due versioni, questa qui che ho io è la Performance, che è un profumo molto maschile, però è proprio quello che sa di macchina appena uscita dalla carrozzeria, ecco, nuova, quando proprio sanno di pulito e di nuovo, ecco. C'è un'altra profumazione invece che sa più di vaniglia e quindi io non l'ho presa perché, come ho detto prima, le profumazioni alla vaniglia non mi piacciono. Allora, vado a spruzzarlo sui sedili posteriori, così in caso sia troppo forte lo sento un po' di meno, e do proprio uno spruzzo in questo modo, basta. Allora, finalmente ho terminato di sistemare, come avete visto, ho profumato anche la macchina, perché quando la porto a lavare mettono sempre dei profumi vanigliati che a me non piacciono, ma il profumo di vaniglia proprio è una roba che mi nausea. E quindi non faccio mai mettere il profumo in macchina, poi quando arrivo a casa utilizzo il mio profumatore, che è un profumo pazzesco, e mi piacerebbe veramente che dai video si potessero sentire i profumi perché sono veramente super. Io ringrazio ancora la Deomix per avermi inviato i prodotti, grazie perché avete una pazienza estrema. Tutte le volte ci scriviamo sempre su Instagram, messaggi vocali, eccetera. Questo prodotto ce l'ho, vuoi questo? No, guarda, preferisco l'altro, che profumazione, dammi questa, ma guarda che c'è anche questa che è più buona. Quindi veramente hanno una pazienza infinita. In più questi prodotti sono veramente professionali e validi e hanno un profumo pazzesco.
li hanno comprati le mie amiche, li ha comprati la signora delle pulizie della mia amica che ha sentito un profumo pazzesco in casa sua e le ha chiesto che cosa utilizzava, quindi ha lasciato perdere i prodotti che prendeva lei ed è andata a comprare Deo Mix. E poi ovviamente c'è sempre un passaparola tra le amiche, le cugine, le suocere, eccetera. E quindi devo ringraziare anche tutti voi che mi fidate di quello che io vi racconto, di quello che io vi faccio vedere, e questo veramente per me è super importante, anzi è fondamentale, perché altrimenti non potrei essere qui a raccontarvi dei prodotti, a farveli vedere e a dirvi qual è il mio parere. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Deomix, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto lasciatemi un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!